L'albanese è infuriato, grida, i due discutono, l'uomo la prende a schiaffi, la trascina per i capelli, nessuno interviene. Ancora a pugni, poi nella mano destra appare una 7,65 di fabbricazione polacca. Contarono i colpi dagli effetti più devastanti ed arrivarono a 15. Poi l'autopsia stabilì che le coltellate erano state 35, documento di un massacro spinto dalla ferocia e dall'accanimento. Un coltello lungo 15 centimetri, 19 coltellate, un delitto d'onore d'altri tempi per alcuni, un femminicidio dei nostri tempi armato dalla gelosia secondo altri. La scena del crimine è un appartamento di via Enrico Toti a Perugia. Lui l'ha ammazzata e poi l'ha vestita da sposa. Le ha messo i fiori sul cuscino, l'ha truccata con il fondotinta e il rossetto. L'ha uccisa, disse, perché non voleva perderla. Prima un mazzo di rose, poi un anello. Il 23 dicembre 2003, 11 colpi di pistola calibro 7,65. Poco dopo le 17 la ragazza conferma le sue scelte, l'uomo non le accetta, le considera un affronto e spara. Alle 14 del 4 gennaio 1990 c'è un fagotto di coperte che galleggia vicino al vecchio molo di Sant'Arcangelo di Magione. Lo vedono tre ragazzini che giocano sulla riva del Trasimeno. Le coperte, legate con dei cavi elettrici, incartano un corpo di donna, una giovane che ha subito un tentativo di violenza carnale e poi è stata ammazzata.